La compagnia di razzi di Elon Musk, SpaceX, aspira a colonizzare Marte con gli umani. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, immagina un trilione di persone che vivano nello spazio, ma insieme a Musk. L'amministratore delegato di una società spaziale privata sta adottando un approccio diverso all'esplorazione spaziale e spera di svolgere un ruolo nella ricerca di qualcosa di insolito su Venere. L'obiettivo principale di Musk è sempre stato Marte, ma recentemente si è concentrato su altri pianeti, in particolare Venere. Di conseguenza sono state inviate diverse sonde per indagare sul pianeta con l'aiuto di una società spaziale privata e Elon Musk ha recentemente rivelato cosa ha scoperto una delle sonde su Venere. Cosa ha scoperto la sonda? Potrebbe esserci vita sul pianeta? Unisciti a noi mentre indaghiamo sul perché Elon Musk ha fatto traperare ciò che la sonda ha scoperto su Venere. Se la Terra ha qualcosa come un gemello nel sistema solare, Venere lo è. La massa di Venere è di circa 8,81 quella della Terra. Le sue dimensioni sono all'incirca le stesse. Il suo raggio è di 6,052 km, quello della Terra è di 6,378 km. Poiché le loro masse e dimensioni sono così comparabili, ciò significa che hanno all'incirca la stessa densità e quindi la stessa composizione. Tuttavia, non potrebbero essere allo stesso tempo così diverse. Venere ha una temperatura superficiale di quasi 482 gradi Celsius, 900 Fahrenheit, e la pressione della sua atmosfera di anidride carbonica è 95 volte quella dell'atmosfera terrestre. Le sue nuvole sono acido solforico e la superficie di Venere è un deserto inospitale. Gran parte dell'interesse per Venere si concentra su come due pianeti così simili potrebbero essere così diversi. Per esempio, Venere ci mette più tempo per ruotare una volta sul suo asse che per completare un'orbita del Sole. Sono 243 giorni terrestri per ruotare una volta, la rotazione più lunga di qualsiasi pianeta del sistema solare, e solo 224,7 giorni terrestri per completare un'orbita del Sole, rendendo un giorno venusiano più lungo del suo anno. Prima della collaborazione di Elon Musk con l'impresa spaziale privata con sede in Nuova Zelanda, l'ex Unione Sovietica aveva tentato di esplorare Venere. Di conseguenza, all'alba dell'era spaziale svilupparono e costruirono molte navicelle spaziali per ricercare l'atmosfera venusiana. Questo programma era conosciuto come Missione Venera. La Missione Venera dell'Unione Sovietica è stata lanciata tra il 1961 e il 1983. Per indagare su Venere, tuttavia, solo 13 delle navi spaziali, di 26, lanciate, hanno raggiunto l'atmosfera venusiana e 8 sono atterrate con successo in superficie. Nonostante vari tentativi falliti, la prima sonda ad atterrare con successo su Venere e inviare dati sulla sua superficie fu Venere 7. Con il suo sbarco nel dicembre 1970, la Venera 7 fu costruita per penetrare nell'atmosfera del pianeta prima di schierare un paracadute per aiutarsi a ridurre la sua discesa verso la superficie. Sfortunatamente il paracadute si ruppe e fallì durante la discesa, facendo cadere liberamente la Venera 7 per 29 minuti fino a schiantarsi con un urto sulla pianura venusiana. La sonda dell'Unione Sovietica sembrava smettere di inviare segnali mentre gli scienziati la tracciavano, ma quando gli scienziati in seguito studiarono i segnali radio registrati, si scoprì che la sonda sopravvisse alla discesa e continuò a produrre un segnale debole per altri 23 minuti. Gli scienziati presumevano che il debole segnale fosse stato causato dall'atterraggio dell'astronave sul suo fianco, il che aveva causato l'arresto dell'antenna puntata verso la Terra. Il lander, nonostante le circostanze in cui si trovava, misurava una temperatura superficiale di quasi 90 gradi Fahrenheit, o per dirla in un altro modo, quasi la stessa temperatura all'interno di un forno di mattoni. Inoltre, mentre la navicella spaziale si avvicinava alla superficie venusiana, il suo sensore di pressione fallì, fornendo ai ricercatori una pressione superficiale stimata di circa 92 bar, una pressione che si poteva provare sulla Terra solo se si fossero immersi in mezzo a un miglio d'acqua. Tuttavia l'Unione Sovietica non ha mai rinunciato a studiare Venere, poiché Venera 9 e 10 atterrarono sulla superficie del pianeta 5 anni dopo e presero un panorama di 180 gradi della superficie del pianeta. Ted Skrick ha sviluppato una visione artistica di Venere usando le immagini del panorama del lander per ritrarre come sarebbe il pianeta se un astronauta fosse sulla sua superficie. La vista è stata costruita regolando le singole fotografie nel panorama per ritrarre la superficie con un angolo naturale, campionando ogni immagine a varie distanze dal lander e quindi utilizzando i dati dell'immagine per colmare eventuali lacune lasciate da questo processo. Anche se gli oggetti nella fotografia sono naturali, la disposizione non lo è. Tuttavia, per vedere più proprietà di questo pianeta, l'Unione Sovietica ha continuato a sviluppare altre sonde spaziali e il Venere 14 ha consegnato esattamente ciò di cui avevano bisogno.
sogno. Nel marzo 1982 il lander Venera 14 sovietico si paracadutò e l'aria si snominò attraverso la fitta atmosfera venusiana. Ha anche fotografato i suoi dintorni, che includevano rocce pianeggianti, un cielo senza caratteristiche vicino a Febbre Regio, vicino all'equatore di Venere, e un'enorme porzione di paesaggio vuoto. Il penetrometro della navicella spaziale è visto in basso a sinistra mentre prende misurazioni scientifiche e l'oggetto luminoso a destra fa parte di un copriobiettivo espulso. La solida navicella spaziale Venera ha funzionato per quasi un'ora dopo temperature di 450 gradi Celsius e pressioni 75 volte quelle della Terra. Nonostante il fatto che i dati della navicella spaziale Venera 14 siano stati trasmessi attraverso il sistema solare interno circa 40 anni fa, le fotografie e l'elaborazione digitale della navicella spaziale è la stessa ancora effettuata oggi. Una nuova analisi delle misurazioni a infrarosse acquisite dalla navicella spaziale Venus Express dell'ESA in orbita rivela che i vulcani attivi possono esistere sul pianeta, mentre Elon Musk e il team neozelandese continuano la loro missione. Queste ipotesi riguardanti i vulcani sul pianeta si sono rivelate corrette. Secondo studi e osservazioni sull'atmosfera venusiana, Venere ha il maggior numero di vulcani all'interno del sistema solare. Ci sono molti altri vulcani non identificati tra i 1600 vulcani significativi trovati in tutto il pianeta. Gran parte del mondo è coperta da depositi vulcanici che hanno circa 200 milioni di anni e l'attività vulcanica ha svolto un ruolo importante nella storia del pianeta. Gli scienziati stanno ancora discutendo se ci siano ancora vulcani attivi per una serie di motivi, ma a causa della fitta atmosfera del pianeta, gli scienziati hanno dovuto fare affidamento sul radar della navicella spaziale Magellano della NASA, nel loro tentativo di saperne di più sul deposito vulcanico. Gli scienziati dell'Unione Sovietica hanno sviluppato una nuova metodologia che potrebbe aiutare a svelare i segreti dell'attività vulcanica di Venere. Il metodo combina mappe geologiche dei flussi di lava raffreddati da precedenti eruzioni con i dati radar della missione di Magellano. Si basa su misurazioni di emissività radar che misurano come la superficie del pianeta interagisce ed emette radiazioni a microonde. Diverse sezioni della superficie di Venere hanno mostrato diversi tipi di emissioni che corrispondono a varie caratteristiche rocciose, rivelando informazioni sulla loro genesi. Inoltre, un nuovo studio suggerisce che l'emissività radar può essere utilizzata per determinare il grado di agenti atmosferici chimici sperimentato dai flussi di lava dopo che scoppiano e entrano in contatto con l'atmosfera venusiana. Poiché tali agenti atmosferici richiedono settimane o mesi, l'emissività potrebbe aiutare a identificare nuovi flussi di lava. I ricercatori hanno usato le misurazioni di emissioni radar in combinazione con la mappatura geologica per confrontare tre vulcani venusiani, Mount Mons, Ozza Mons e Sapas Mons. Sulla base di queste osservazioni, sembra che Mount Mons e alcuni dei flussi di lava sul pianeta non siano così vecchi come si pensava in precedenza. Andando avanti, lo stesso approccio potrebbe essere applicato ai nuovi dati di Magellano per esplorare ulteriormente i vulcani di Venere. La metodologia potrebbe anche essere richiesta per le future missioni Venere, come la missione ESA Vision e la Venus Emissivity Radio, Science InSAR Topography and Spectroscopy Mission della NASA, che fornirà osservazioni di emissività radar ad alta risoluzione. Ulteriori ricerche, tuttavia, sono state intraprese sotto la direzione di Elon Musk. Scienziati e ricercatori hanno usato questa metodologia per esaminare un picco vulcanico venusiano alto 2,5 km e largo 200 km. Si trova in una regione di Venere meridionale, nota per la sua abbondanza di vulcani negli altopiani. Sulla base dei risultati della ricerca, sembra che ci sia stata una recente attività del vulcano. Uno studio precedente ha rivelato che il pianeta ha meno crateri da impatti cosmici di quanto ci si possa aspettare, in base al numero di crateri osservati su altri pianeti rocciosi del sistema solare. Secondo ciò che gli scienziati hanno scoperto con la sonda dell'Unione Sovietica, la lava di questi vulcani attivi può essere un fattore per mantenere pulita la superficie di Venere. Una maggiore comprensione dell'attività vulcanica di Venere potrebbe offrire più luce sulla recente scoperta del gas fosfina, che alcuni esperti hanno stranamente ipotizzato possa essere legata alla vita sul pianeta infernale. La presenza di fosfina nell'atmosfera di Venere potrebbe essere collegata a un recente evento vulcanico o a uno che sta avvenendo sul pianeta. Per questo motivo è essenziale localizzare aree su Venere che contengono materiale vulcanico potenzialmente attivo. Come risultato della scoperta del gas fosfina, è stata istituita una missione finanziata privatamente per esaminare l'atmosfera di Venere. Lo scopo della missione, che è finanziata da Elon Musk, è determinare se il pianeta contiene effettivamente fosfina o se è in grado di sostenere la vita o meno. Nonostante si trattasse di una missione sponsorizzata privatamente, Musk
Musk non era l'unico responsabile. Anche i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology stanno guidando questo sforzo. La Breakthrough Foundation, in collaborazione con la Elon Musk Foundation e SpaceX, finanzia l'iniziativa, con la scienziata ebrea-americana Sarah Seeger come ricercatrice principale. Le Venus Life Finder Mission sarebbero una serie di esperimenti basati su una sonda inviata a Venere per determinare se il pianeta ospita forme di vita. Questa idea è iniziata quando un team di scienziati guidati da Seeger hanno scoperto il gas fosfina nell'atmosfera di Venere. Questo tipo di gas non è vita perché è solo gas, tuttavia la fosfina è creata da batteri anaerobici che vivono in ambienti dove c'è una mancanza di ossigeno. Fare questa scoperta è stato un brivido per alcuni, in quanto ha dimostrato che la vita, sebbene batterica, esisteva in un altro mondo. Ma dato il caldo ardente del pianeta e le condizioni generalmente avverse, come è possibile? È risaputo che la superficie di Venere non sostiene la vita, ma lo strato di nuvole, circa 50 km sopra la superficie, lo fa. È simile all'atmosfera inferiore della Terra e può ipoteticamente ospitare la vita microbiotica. Tuttavia c'è ancora un po' di scetticismo sull'idea, poiché il ricontrollo dei dati ha portato alcuni scienziati a credere che la teoria sia stata fraintesa e che le molecole potrebbero essere anidride solforosa, un gas abbondante nelle nuvole venusiane. Nella scienza i ricercatori devono essere certi di un fenomeno prima di agire su di esso, di conseguenza è stato necessario inviare una sonda per raccogliere campioni dal ponte nuvoloso. La spedizione non può essere effettuata su scala interstellare, ma nel caso di Venere, che è più vicina alla Terra, la missione sembra più promettente. La loro prima missione dovrebbe essere lanciata quest'anno su un razzo Electron, sviluppato dal Rocket Lab, con sede in California in collaborazione con l'agenzia spaziale privata di Elon Musk. Questo razzo farebbe il lancio della sonda in un viaggio di 5 mesi per soli 3 minuti attraverso le nuvole, per ottenere risultati migliori. La sonda sarebbe dotata di uno strumento laser appositamente sviluppato che identificherà la complessa chimica delle nuvole. E se si scoprissero impurità o fluorescenza, indicherebbe che c'è di più nell'atmosfera di Venere di quanto ora sappiamo. Cosa ne pensi della missione di studiare l'atmosfera di Venere? Condividi le tue opinioni con noi nella sezione dei commenti qui sotto.